La BCC di Filottrano continua a lasciare un'impronta importante sul territorio, come conferma il bilancio di coerenza 2022 presentato al Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Ogni anno l'istituto, guidato dal presidente Paolo Santoni e dal direttore Samuele Obertini, si premura di informare i soci e clienti sulla ricchezza prodotta e distribuita e sul contributo fornito al miglioramento della qualità della vita, all'innovazione e all'integrazione sociale della comunità in cui opera. La BCC di Filottrano è presente con 19 sportelli in ben 13 comuni a cavallo tra le province di Ancona e Macerata. Una realtà in forte crescita che anche nei momenti più difficili non ha mai privato la collettività della sua presenza, fatta non soltanto di sportelli aperti, ma di persone disposte ad ascoltare e rispondere alle esigenze di famiglie e imprese. La consistenza sociale della BCC non si riduce soltanto a dei semplici numeri, ma in fatti concreti, volti ad alimentare il tessuto sociale, a sostenere e sviluppare progetti e iniziative in ambito ricreativo, sportivo, culturale, sociosanitario e assistenziale. Nel 2022 sono stati erogati in beneficenza 40.770 euro, oltre il 50% in più rispetto al 2021, e sono stati investiti in sponsorizzazioni 205.741 euro, il 30% in più rispetto all'anno precedente. La Banca di Filottrano, per ogni 100 euro di risparmio raccolto nel territorio, ne ha impiegati 66. Di questi, almeno il 95% è diventato credito all'economia reale della comunità. Questo modo di operare non ha fatto venire meno i risultati economici, che anzi sono particolarmente positivi. Nel 2022 l'utile netto è stato di 18.724.000 euro. La raccolta diretta ha raggiunto invece la cifra di 1 miliardo e 28 milioni di euro e il patrimonio netto è passato dai 48.638.000 euro del 2021 ai 64.696 del 2022, a testimonianza della forte solidità dell'istituto. I clienti sono 35.539, in pratica quanto tutti gli abitanti della città di Osimo, mentre i soci sono 4.931, il 6,7% in più rispetto al 2021. Tra questi, 804 sono under 35. Il consistente aumento dei giovani è dovuto alla particolare attenzione che l'istituto ha da sempre nei confronti delle nuove generazioni. Ogni anno, infatti, la BCC garantisce finanziamenti a tasso zero per l'acquisto dei libri e per l'iscrizione all'università e dona una borsa di studio ai ragazzi meritevoli. Quest'anno sono state assegnate ben 69 borse di studio per un importo complessivo di 26.500 euro. Non c'è futuro, infatti, se non si investe sui giovani. La banca ha continuato ad appoggiare le imprese sul territorio, non ci siamo mai fermati e mai tirati indietro. E tante iniziative anche a favore del sociale, tanto è vero che basti pensare che il bilancio sociale verso la comunità su un valore circa di 44 milioni di euro di valore economico ne ha ridistribuiti sul territorio più della metà, 24 milioni. 24 milioni che sono andati ai fornitori locali, ai collaboratori, dipendenti e alle amministrazioni finanziarie e a tutto quello che gira intorno al territorio. Sport, sociale, giovani attraverso le borse di studio, grande impegno anche in questa direzione e anche beneficenza. Il risparmio viene devoluto, viene speso, investito proprio nel territorio. Abbiamo aumentato sia l'importo di beneficenza erogato nel corso del 2022 rispetto all'anno precedente, sia le sponsorizzazioni verso tutte quelle iniziative non solo sportive ma anche del settore sanitario, dell'istruzione e quant'altro. Questo perché la banca cresce insieme al suo territorio, cresce insieme alle imprese sul territorio e alle associazioni. Quindi è un aiuto reciproco, è una crescita parallela di entrambi.
Nel 2022 e poi nel 2023 avete ottenuto importanti risultati, cioè di solito in un post pandemia, in un momento di difficoltà, si riesce a malapena a stare a galla. Voi invece avete fatto anche di più, siete stati anche premiati e c'è l'obiettivo di andare avanti. La banca, grazie all'aiuto di tutti i collaboratori, è riuscita a ottenere importanti risultati sia in termini di utile finale sia anche di qualità, senza aumentare le commissioni o le spese a carico dei clienti. E quindi a maggior ragione si è lavorato molto di più, perché abbiamo avuto tutto quello che riguarda i mutui legati al Covid prima e successivamente legati all'aiuto alle imprese per l'aumento dei costi energetici e dell'inflazione, fino ad arrivare alla materia dei crediti d'imposta, dove abbiamo fatto un elevato quantitativo di acquisti dalla clientela. Durante la cerimonia sono stati illustrati tutti gli interventi fatti dalla BCC per il territorio e il sostegno dato a progetti particolarmente meritevoli come le Fiume Incantato a San Vittore di Cingoli, un luogo diventato magico grazie all'impegno di tanti volontari che richiama ogni anno un numero impressionante di bambini e famiglie. Il nostro è veramente un sogno che si è potuto realizzare grazie all'aiuto e al sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Filottrano. Sono stati i primi a credere nella nostra azione, ci hanno sostenuto fin dall'inizio, ci continueranno a sostenere e continueremo a regalare dei sogni ai nostri visitatori. In pratica avete sfruttato un'ansa delle Fiume Mosone, l'avete ripulita e da lì avete creato un ambiente fiabesco, grande lavoro che attira tanti ragazzini, famiglie e anche meno giovani. Sì, sicuramente. Abbiamo fatto una cosa molto semplice, abbiamo ridato dignità a un corso d'acqua, a un fiume. Il fiume che è un tesoro, è un'opportunità per le nostre comunità e i nostri territori. Non bisogna vedere i fiumi solo come elementi naturali catastrofici, ma i fiumi sono delle opportunità e vanno resi disponibili e fruibili a tutti, ai bambini, ai genitori dei bambini, ai nonni e a tutte le persone che li vogliono frequentare. Adesso un momento di pausa, ma da aprile, tempo permettendo, si ripartirà con un nuovo allestimento sempre a San Vittore. Sì, noi solitamente nel mese invernale ci riposiamo un po', andiamo in letargo come gli animali che vivono lungo il fiume, però siamo pronti per ripartire a primavera per regalare dei nuovi sogni ai bambini e promettiamo a tutti di fare anche quest'anno delle cose veramente particolari e rendere il fiume incantato veramente una novità dei nostri territori. Il credito cooperativo quest'anno ha festeggiato i 140 anni di attività. Per la BCC di Filottrano sono invece 71, ma l'obiettivo portato avanti è sempre lo stesso, dar voce e sostegno a tutti. Anche mettendo insieme i pochi risparmi di tanti si possono fare grandi cose. I bilanci di Corenza confermano tutto questo e ribadiscono che non ci si deve dimenticare delle origini, da dove tutto ha avuto inizio. La storia non si dimentica, il futuro si conquista, è uno slogan che porto avanti da tanti anni, che mi ha dato anche ragione. La nostra banca è stata fondata 70 anni fa e ha portato avanti sempre lo stesso indirizzo. Oggi abbiamo fatto il bilancio di coerenza. La parola coerenza è fondamentale, praticamente noi siamo coerenti da 70 anni. Coerenti anche nel premiare il merito, perché avete consegnato tante borse di studio a partire dai ragazzi che fanno le scuole secondarie di primo grado fino a chi ha completato il ciclo universitario, perché vanno aiutate le nuove generazioni se ci vogliamo garantire un futuro più sostenibile. Sì, questo l'ha già detto il direttore lì in sala, il futuro non è, dei giovani non è il futuro, ma è il presente. La nostra banca sta lavorando molto sui giovani, perché senza giovani la nostra banca non ha futuro. Tutti i sindaci intervenendo vi hanno ringraziato, hanno sottolineato fortuna che c'è la BCC Filottrano, perché è sempre presente, è sempre un interlocutore importante per le amministrazioni. È la nostra missione, noi nell'arco degli anni eroghiamo parecchi contributi, associazioni, enti, beneficenze varie. Anche in questa occasione voglio anche dire che fra gli importi delle beneficenze che noi abbiamo erogato due grossi importi di beneficenza a due situazioni molto gravi di salute. Siamo stati veramente
orgogliosi e contenti di poter aiutare queste due persone che sfortunatamente hanno bisogno del nostro aiuto, e lo facciamo con molta gratitudine. Se i nostri figli fanno sport o possono partecipare a iniziative culturali, perché dietro c'è il sostegno della BCC di Filotrano. Noi siamo presenti un po' dappertutto, l'ha detto anche il sindaco di Osimo, dice ogni volta che guardo un cartello pubblicitario ci siete voi, una brochure di una festa, di una sagra, ci siete voi. E noi è un po' il nostro pane quotidiano, noi vogliamo far capire alla gente che chi investe in noi indirettamente ritorna.